La pace sia con voi. E con il vostro spirito. Il vicario generale da ora lettura del decreto che regge la Chiesa Santa. Nella parrocchia di San Giorgio Martire in Colle Sant'Egidio. La chiesa di Santa Maria della Libera, situata in Colle Sant'Egidio, è divenuta nel tempo un punto di riferimento spirituale ed un luogo di pellegrinaggio di tanti fedeli della zona d'Ammaro e dell'intera Arcidiocesi, per il culto in onore di Santa Maria della Libera. La devozione alla Madonna in questa terra ha origini molto antiche e ha sempre accompagnato il popolo di Colle, fortificando di anno in anno la propria identità mariana, soprattutto dal 1439, anno in cui la città di Colle fu liberata dal saccheggio e i collesi, come segno di ringraziamento, eressero una chiesa intitolata alla Madonna della Risorgimento. Da allora, soprattutto in seguito a questo straordinario avvenimento, l'amore e la devozione a Santa Maria della Libera crebbe a dismisura. Il 26 febbraio del 1939, in seguito all'accurata supplica dell'arciprete parroco Don Donato Pitta, il capitolo di San Pietro in Vaticano emanò il decreto di incoronazione della statua della Beatissima Vergine, sotto il titolo di Santa Maria della Libera, che si venera nella parrocchia di Colle Sant'Egidio. Il culto non tardò a diffondersi velocemente, sia nei testi limitrofi che in tutto il territorio sant'Egidio, estendendosi anche oltre i confini nazionali. I cittadini di Colle Sant'Egidio, infatti, che per necessità lavorative sono stati costretti a lasciare la propria terra per trovare fortuna altrove, non solo hanno portato con sé l'affetto e la devozione alla Madonna della Città, ma hanno continuato a levarne il culto attraverso varie forme di pietà popolare. Ciò che ci fa davvero Chiesa è fare la volontà di Dio, volerci bene, accettare la volontà sua, vivere ogni cosa dalle sue mani, prendere ciò che viene come volontà di Dio, vivere la parola come ha fatto Maria. Guardate che l'esistenza della Madre di Dio non è stata un percorso in discesa e neppure in piano. È stato un percorso in salita. Sin dagli inizi, sin dal primo momento, quando a Nazareth il Signore le fa capire quali sono i suoi progetti, Maria capisce che la sua vita è stravolta. Perché noi non ci pensiamo mai, e per un falso devozionismo e direi anche bigottismo, pensiamo che se facciamo certi pensieri poi manchiamo di riguardo e invece le togliamo l'umanità che la fa grande. Non dimenticate che Maria, che era già sposata con Giuseppe, non ancora vivevano insieme, ma il matrimonio aveva diverse tappe e direi così il contratto nuziale era stato già rogato. Maria deve presentarsi a Giuseppe con un bambino che di Giuseppe non è. Ma ci pensate,
Se Giuseppe l'avesse pubblicamente ripudiata, il Vangelo lo dice, lui per salvare capra e cavoli pensava di licenziarla in segreto. Perché il ripudio pubblico, cioè il riconoscere, il non riconoscere il bambino come suo da parte di Giuseppe, perché questo avrebbe comportato la morte per lapidazione della donna. Giuseppe dice che era uomo giusto, dice la scrittura, e cioè la giustizia nel linguaggio biblico coincide con la santità. Pensava di licenziarla in segreto. E quindi Maria, sin dall'inizio, si mette nelle mani di Dio, rischiando tutta se stessa. Deve fuggire in Egitto perché vogliono uccidere il bambino. La maggior parte è siepe donne. E madre. Cosa significa per una madre? E per un padre poi. Vogliono uccidere il bambino. E sei costretta a scappare. Andare in un luogo di dove non conosci la lingua, dove ti senti sempre straniero, dove ti guardano dall'alto in basso, come è successo a tanti nostri conterranei i primi tempi della loro emigrazione in America Latina, nell'America del Nord, in Australia, in Europa, come succede a tanti altri che arrivano sui barconi. E tante volte ci sono madri con i bambini piccoli e qualche volta partoriscono nella traversata. Non pensiamo che quelle donne sono come Maria, forse non lo pensiamo abbastanza. Maria ha dovuto fare qualcosa di analogo. A 12 anni quel figlio le dice che non è per lei. Dopo 3 giorni lo ritrovano, pensiamo, Oggi con l'illusione tanto posso sapere dove stanno in ogni momento, con i telefonini li tengo che poi loro gli dicono sto da una parte e se stanno da un'altra, ma 3 giorni lo ritrovi, cioè, perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi delle cose del padre mio? Come dire, non sapete che ho il mio percorso, non sapete che il cordone ombelicale va tagliato. L'evangelista dice in quel momento, essi non compresero le sue parole. Per Maria Giuseppe è stato un momento molto difficile. E poi se lo vede morire sotto gli occhi. Davanti ai suoi occhi muore. E in croce si muore non in fretta. E si muore drammaticamente. Perché finché ha forza sulle gambe di alzarsi e respirare, il crocifisso vive. Quando non ce la fa più, non riesce più a respirare e arriva l'infarto. Questo. E Gesù, dice l'evangelista, gli evangelisti, dato un alto grido, spirò. L'esistenza di Maria è stata in salita. Eppure sempre ha fatto la volontà di Dio. E cosa dice stasera a noi? Perché mi sono già dilungato troppo e non voglio andare oltre. Quelle stesse parole che dice ai servi a Cana, quando mancava vino, e Gesù chiese di riempire d'acqua le anfore. Lo avete rappresentato qui su, quel mistero, in un angolo qui, nella colonna che io ho di fronte. C'è il figlio, la madre e un servo che riempie un'anfora, non c'era troppo spazio nella chiesa, invece di 6 anfore ce n'è una sola
ma quello è il mistero delle nozze di Cana. Ebbene, cosa dice Maria ai servi? Fate quello che lui vi dirà. Ecco, stasera lo chiede a noi. Fate quello che il Signore vi chiede. Lo chiede a me, vescovo, lo chiede ai confratelli sacerdoti, lo chiede a tutti i battezzati. Di fare la volontà di Dio, non la nostra. Tante volte noi vorremmo che Dio facesse la volontà nostra, non noi fare la sua, che Lui facesse la nostra, che Lui fosse ai nostri ordini. Non funziona così. E fare la volontà di Dio significa davvero mettersi nelle sue mani, accettare tante volte che le cose vadano non come vorrei io, ma forse al contrario esatto di quello che vorrei, e vivere questo mettendosi nelle sue mani, e viverlo con serenità, con fiducia. Ecco, questo è il paradiso giallo. Nella sofferenza stessa si può sperimentare la pace, quando si è nella volontà di Dio. E io ho incontrato tante persone umili, semplici, che questo l'hanno fatto. Ho incontrato più persone umili e semplici, che sapienti e dotti a vivere questa dimensione. Ecco, ci aiuti il Signore a fare la volontà di Dio, sempre, sempre, perché allora saremo davvero un solo corpo e un solo spirito nel Signore. Allora vivremo davvero la fede e saremo la Chiesa di Dio, la comunità cristiana che può parlare del Signore, perché del Signore non dobbiamo riempirci la bocca, ma dobbiamo vivere sulla nostra pelle, giorno per giorno, il Vangelo, come ha fatto Maria. Ecco, sia davvero così. Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata. Ripetiamo insieme. Benedici il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolga in sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, Maria li aiuti come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo. Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo. Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Preghiamo. Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti a confidare sempre nel compiersi della parola di Dio e a progredire nel cammino della fede. Preghiamo.
Dio onnipotente, nella tua misericordia grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere, come Maria, la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva la tua mano e il tuo sacrificio, ad ogni gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa. Accogli, o Padre, la nostra offerta, ma che nella fedele imitazione della Vergine Maria ascoltiamo docilmente la voce dello Spirito e cerchiamo in tutto e sempre la tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, lo
nostro dovere in fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu ci hai dato nella Chiesa nascente un esempio mirabile di concordia e di orazione. La Madre di Gesù, unita agli Apostoli in preghiera unanime. La Vergine figlia di Sion, che aveva atteso pregando la venuta di Cristo, invoca con intense suppliche lo Spirito promesso. Lei, che nella incarnazione del Verbo fu adombrata dalla tua potenza, è di nuovo colmata del tuo dono al sorgere del nuovo Israele. Vigile nell'orazione, ardente nella carità, è divenuta modello della Chiesa, che animata dal tuo Spirito attende vegliando il secondo avvento del Signore. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Stesso dopo aver
memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i punti a mettere alla luce del tuo cuore. Noi tutti apri misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito, e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
dono del tuo Spirito i figli che hai nutriti con il pane della vita, e fa che sotto la guida della Vergine Madre promuovano la concordia e la pace di tutti i fratelli, per i quali il Cristo tuo Figlio si è offerto vittima di redenzione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, terminiamo la liturgia con la benedizione solenne. E poi rimaniamo qui in chiesa perché i saluti, i ringraziamenti, la firma del verbale e tutto il resto. Però prima studiamo solennemente la liturgia e poi facciamo tutto quell'altro. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Amen. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sé. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E viva Maria! Eccoci qua, cari fedeli, oggi è un giorno importante per la nostra comunità. Oggi è stata scritta una pagina di storia che resterà indelebile nella storia di Colle Sannita. Io innanzitutto voglio ringraziare Don Sergio e Sua Eccellenza Felicia Crocca per l'impegno che hanno profuso finché si sia realizzato il sogno di tutti i collesi, proclamare santuario la nostra Chiesa, la nostra Madonnina, la nostra Madre, la Madre di tutti i collesi. A noi ci riempie il cuore di orgoglio e di felicità. La nostra Madonna è stata sempre il nostro punto di riferimento da quando siamo nati e ci accompagnerà fino a quando non ci saremo più e quindi ci aspetterà nell'aldilà. Io ringrazio i presenti, ringrazio tutte le autorità, ringrazio il presidente della provincia che ci ha onorato della sua presenza, l'arma dei carabinieri tutta, la tenenza di San Bartolomeo, ci sono sempre vicini, ogni qualvolta facciamo un evento importante, ci testimoniano la loro vicinanza. E a loro va il mio più grande ringraziamento. Voglio ringraziare anche tutti coloro che sono a fianco a Don Sergio, che gli danno una mano quotidianamente, a iniziare dai miei amici,
Gabriele, Pasquale, gli altri che collaborano per quanto riguarda la manutenzione intorno alla Chiesa, a tutti i presbiteri e tutte le persone che danno una mano a Don Sergio anche nella pulizia e gli sono sempre vicini. Ma il mio ringraziamento enorme va a Don Sergio non perché sono suo amico di vecchia data, ma perché nella nostra comunità ha portato un'ondata di entusiasmo, di freschezza e di vicinanza. Ci sentiamo tutti quanti più uniti, ci sentiamo tutti quanti più buoni, perché sappiamo di poter contare sulla sua presenza quotidiana sempre. E è una cosa di cui tutte le comunità avrebbero necessità. Noi siamo stati fortunati e quindi ringrazio il Signore per averci dato questo dono. Io non mi dilungo più di tanto, sono felice come primo cittadino, ma soprattutto sono felice come fedele e come amante della Madonna della Libera. Ho visto fedeli che sono venuti dall'Australia, dal Canada, dall'America, come sempre d'altronde. La Madonna della Libera fa parte del nostro essere e sarà sempre così, nei secoli dei secoli. Io auguro a tutti una buona vita e che la Madonna ci protegga e che protegga tutti quanti voi, i vostri cari e i vostri affetti. E concludo dicendo, e non è scontato e non è un luogo comune, vi voglio bene e buona serata e buona vita a tutti. Grazie. Carissimi parrocchiani, finalmente abbiamo raggiunto il nostro traguardo e soprattutto il riconoscimento vostro per la grande fede e devozione nei confronti della Madonna della Libera. Certo però che questa chiesa è stata elevata al santuario diocesano e ha consegnato nelle nostre mani una grande responsabilità. La nostra fede, la nostra devozione ancora di più deve essere vissuta con entusiasmo, con gioia e di esempio per coloro che sono lontani dalla Vergine. Sono convinto e certo che la Vergine della Libera ha spianato la strada perché tutto ciò che stiamo vivendo è diventato realtà. Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Crocca perché da subito, quando gli ho prospettato l'idea di voler fare questa chiesa santuario diocesano, mi ha incoraggiato e sostenuto. E poi, attraverso il vescovo e gli organi preposti, si è concretizzato il tutto. Grazie, Eccellenza. Questa comunità la ringrazia e le sarà sempre grata. Ringrazio le autorità civili e militari che sono qui presenti per aver accolto il nostro invito e vivere con noi questo evento straordinario. Ringrazio il Vicario Generale e tutti i miei confratelli sacerdoti qui presenti e i confratelli che per motivi pastorali non sono presenti, hanno accolto e dato assenso alla mia proposta che questa chiesa diventasse santuario. E grazie. Ringrazio Don Gaetano Luciano, parroco di questa parrocchia per tantissimi anni, la sua famiglia qui presente. Ringrazio Don Luca Capozzo che mi ha preceduto.
ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale. E da subito mi hanno accompagnato anche voi, con delibera di consiglio avete contribuito al processo di richiesta che questa chiesa fosse elevata a santuario diocesano. E grazie a tutta l'amministrazione. Ringrazio Fernando Palmieri, che ha fatto la relazione storica dell'evoluzione della devozione alla Madonna della Libera in questa comunità negli anni, lavoro di certosino, appassionato e di devozione. Ringrazio Vincenzo Piappadio, che a Roma, nella Biblioteca Vaticana, ha trovato e spedito a noi documenti della incoronazione della Madonna della Libera del 1939. Grazie. Ringrazio tutti i collesi nel mondo che hanno incarnato la devozione alla Madonna della Libera nella comunità dove vivono, fondando associazioni in onore della Madonna. Saluto coloro che sono a New York, negli Stati Uniti, a Caracas, in Venezuela, a Melbourne, in Australia, a Niagara Falls, Ontario, in Canada e tante altre parti del mondo. Spero che ci state vedendo in questo momento bello per Colle. Anche voi, attraverso documenti di attestazione della vostra devozione, avete contribuito al progetto di richiesta perché la casa della vostra amata Vergine della Libera venisse elevata a santuario diocesano. Ringrazio i consigli parrocchiali e il comitato festa che con entusiasmo hanno accolto e sostenuto tali iniziative e che stanno lavorando per la buona riuscita di tutto l'evento. Grazie. Ringrazio la scuola Canton e la direttrice Ninfa che da giorni hanno lavorato per prepararsi all'animazione di questa liturgia. Grazie. Ringrazio i volontari, uomini e donne, i giovani che hanno lavorato nei giardini e per la pulizia delle chiese e dei locali, perché tutto sia abbellito e profumato. Grazie. Ringrazio l'Associazione Carabinieri a Colle per la disponibilità e la collaborazione sempre grati del vostro lavoro. Grazie. Ringrazio i miei collaboratori per la disponibilità e la gioia che vedo nei loro cuori per il raggiungimento di questo momento di bellezza. Grazie. Ringrazio tutte le persone che con il loro contributo mi stanno aiutando per la riuscita di tale evento. Grazie a tutti. Spero di non aver dimenticato nessuno e se l'ho fatto vi chiedo scusa, ma mi deve aiutare lei, io vi ho dimenticato, ma lei non mi dimentica però, per pazienza. Dico a tutti qui presenti e chi ci sta seguendo sui social che siamo testimoni di questa storia e di aver scritto una pagina indimenticabile per questa comunità. Grazie a tutti e come ha detto anche l'arcivescovo, viva Maria! Adesso, ecco, vi do lettura.
vi do lettura del verbale che poi andremo a firmare, il documento finale per questa proclamazione santuaria. Solenne proclamazione della Chiesa nella Via della Libera, Santuario Diocesano, nella parrocchia di San Giorgio Martire in Colle San Mino. Venerdì 26 maggio dell'anno del Signore 2023, essendo Papa della Chiesa Universale il Sommo Pontefice Francesco, l'Eccellentissimo e Reverendissimo Metropolita Monsignor Accocca, nel settimo anno del suo governo pastorale della Santa Chiesa di Benevento, si è recato a Colle San Mino per elevare solennemente la Chiesa di Santa Maria della Libera al Santuario Diocesano. Giusta Bolla, arcivescovile del 13 maggio 2023, protocollo 296-23. All'inizio della Santa Messa, presente autorità clero e fedeli tutti, è stata ufficialmente data lettura del decreto di proclamazione al Santuario Diocesano, il cui storico avvenimento è stato infine suggellato da una lapide commemorativa posta all'interno del santuario. Perché nei tempi persista memoria dovuta a tanto avvenimento ecclesiale, d'ordine dello stesso metropolita, è stato redatto dal cancelliere arcivescovile sacerdote Gian Piero Pisaniello il presente atto in duplice originale, da conservarsi con ogni diligenza rispettivamente negli archivi della Curia metropolitana e del suddetto santuario diocesano. Atto ufficialmente partecipato ai presenti tutti al sacro rito e sottoscritto dal molto reverendo sacerdote Don Sergio Rossetti, parroco di San Giorgio Martire e protettore del santuario di Santa Maria della Libera e dagli illustri testimoni. Eccellentissimo metropolita, implorando sul popolo festante la benedizione del Signore per la potente intercessione della Vergine Santissima Regina di tutte le grazie, di San Giuseppe, suo sposo, castissimo, dei santi patroni Bartolomeo, Gennaro e Barbato, nonché di San Giorgio Martire, chiudeva l'atto apponendo la sua firma ed il suo sigillo episcopale. Sia tutto per la maggior gloria di Dio e per il bene della sua santa e amata Chiesa. Felice Accocca, arcivescovo metropolitano. Adesso viene il vicario generale, che rappresenta poi tutti i nostri confratelli, il sindaco di Colle, di Abruzzuto, il capitano dei carabinieri e il maresciallo di stazione, la segretaria dei consigli parrocchiali, la signora D'Agostino, il signor Fernando Palmieri,
la sorella di Don Gaetano, la signora Fiorilda Cusciano. Giovani Palmiero Rodolfo e Igor Mascia, il signor Casiere Michele, rappresentante del Comitato Festa. Abbiamo finito. Una buona serata a tutti e auguri.